Ma nessuno che fa track? Nessuno che fa più track? No, cioè, com'è che nessuno fa più track? Non c'è più il track di una volta. Un'azienda che faccia uno spot con track. Niente, bello il track. Era il crack della Parmalat, però sì. Non è. Quello è però non è bellissimo, vecchio, non è proprio. Vecchio. Ho mangiato greco ieri sera, c'ho che un alito. Alito Cotopulos. Buono! Mi sto preparando, Paolo. Stai mi sto preparando. Lo sì, sì, culo, bocca, una roba quando arrivi. Come la media di una zocca. Ti do fuoco. Sono le due, inizia lo zoo. Andiamo, vai. Lo Tzatziki! Sì, sì. Attenzione. 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 Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Meno due dirette alle vacanze. Sì, cari ascoltatori, da lunedì prossimo saremo in ferie per 5 giorni. Ci devasteremo, dormiremo. Niente computer, niente microfoni, niente di niente. Tu. Volete sapere cosa faremo durante le ferie? Sì. Pippo Palmieri verrà in radio perché è assunto. Esatto. Godo. Letizia Puccioni verrà in radio perché è assunta. È assunto. No, io godo. Sto in smart. Strarigodo. Paolo Nois andrà nel suo ranch dove possiede un sacco di cavalli e passerà l'intera settimana a guardare le nuvole passare sopra di lui con in mano 18 bottiglie di vino bianco, ma francese. Fabio Alisei non farà una beata minchia, esatto. Tranne che stare a casa a pulire, seguire i figli, cucinare, e passare le sue sere ubriaco sul pianoforte a strillare le canzoni dei Depeche. È vero. E tu, Marco Mazzoli, cosa farai la prossima settimana? C'ho una radio. E allora che cazzo le avete prese a fare le ferie? Non so. Ma le prendiamo ugualmente, perché abbiamo un po' di cazzacci nostri da risolvere. Giusto. Detto questo, mi metto dietro a un cavallo da monta e gli darò uno schiaffettino sul culo. Tranquilli, è sedato. Al mio 3. Sì. 1, 2, 3. Stupido. No. Vai, è proprio Wender, sì, sì. Ma lui che le recita, quella è la cosa peggiore. Come si diverte? Cioè, dico di no, e invece lui. Ma dove lo trova il cavallo a Tenerife? Non lo so. Ci sono i cavalli. Minchia, piccoli. Pieno di vacche, cavalli. Pieno così, proprio a ciuffi. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, sì. Il programma più ascoltato in Italia. Buongiorno Italia, buongiorno, buon giovedì, dai. Mamma mia, oh. Cioè, alla fine ho mangiato solo verdure, però c'hanno ste salsine, sai che Wender è mezzo greco, no? Ste salsine con dentro l'aglio, la melanzano salata, mamma mia, la taramo salata, tzatziki, che devastazione, no? Stamattina mi sono svegliato proprio con vaporidis sulla lingua, che se lo menava. Porca troia, hai mangiato i tiropitacchia? Non lo so cosa ho mangiato, ho detto io non mangio né carne né pesce. Mi ha detto proprio in greco stretto. Che è arrivato bello. E ha portato sta roba. Pensa che una delle mie cucine etniche preferite, ma mia moglie non ci piace, non mi fa andare mai. Non è etnica. No. Mediterraneo. Sono un'etnia allora.
Ma no, cucina mediterranea. Sono un po' straniera, volevi dire. Sono una tribù i greci. Sono uguali ai lucani, ma parlano diverso. In cinque sono. Ma no, no, mediterranea. Ma dai, li vedi lì nascosti. Che cinque? Nascosti. Comunque la Grecia c'ha una storia pazzesca. Ma dove? Ma come chi dove? Scusami. Ma è bellissima la Grecia. Non sei mai stato in Grecia? Ah no, tu sei stato in Grecia. Hanno inventato tutti i nomi di tutte le malattie. Vero, vero, medicinali, malattie. Non esiste la Grecia. Ha fatto ma come pari, non esiste la Grecia? Certo che esiste. Quattro rovine. Chiedi agli amici di Pippo, tutti i gay che frequenta, se non vanno a Mykonos. A Mykonos, Sparos, io, Santorini. Di Sparos. Lefkada. Dai, che cosa sono? Tutte, Creta, tutte spiagge sabbiose e basta. Ma che cazzo c'è dici? C'è un cazzo in Grecia. Ma la Grecia è bellissima. È che ha un'economia che fa cagare. La Grecia è una Sardegna che non ce l'ha fatta. Ma non è insomma neanche tanto, perché neanche la Sardegna se la passa benissimo. No, sta benissimo adesso. Sì. Poi parte con quelle etnie, ma quale etnia? Dai, è una minoranza. Beh, sono terroni comunque. Dai, dove siamo andati? Ma no, sono a metà, non è vero. I greci sono dei baresi con i baffi più lunghi. Ma non è vero. Sì. Vedi che sposa la mia teoria. Ma com'è che noi ogni puntata ce la prendiamo con qualche razza? Farci odiare. La scema che balla sotto. Che balla che cazzo? Balli il greco. Lei balla in greco. Balla il ballo greco, il sirtac. Ma dove cazzo va? No, molto, molto bello sto posto. Devo portarti, Paolo, così poi facciamo una battaglia di ali di giorno dopo. Allora, scusa, ma Marco, noi dobbiamo semplicemente coordinarci. Sì, e quello è il nostro errore. Noi dobbiamo mangiare male insieme. Perdonami, però, quando tu vieni qui nella mia bella città, tu purtroppo ami frequentare i posti da turisti dove ti rubano i soldi e si mangia di merda. E lui ogni volta ti dice: no, ho mangiato qua, Marco, si mangia da paura. Poi casualmente quando vado a mangiare con lui si mangia una merda. Ma lui è il classico turista di Pittsburgh, con la camicia vaiana, tutto rosso. Guarda. Perché quello che dice: ma non metto la crema, il sole di Miami non fa un cazzo. Ma io sono pugliese, il sole non mi fa un cazzo. È vero, dai, alla fine ci sono due o tre posticini che ho mangiato bene. Ma poi parli tu, mi hai fatto mangiare un'insalata, sono stato a letto tre giorni vomitando. Ma che cosa vuol dire? Scusa, ma guarda, mangiare l'insalata mongola, ma devastato con una gastroenterite. No, non la chiamavano, cioè, così. Un'insalata. Poi ho avuto il coraggio di dire una settimana dopo: ma lo sanno tutti che l'insalata non si mangia in America. Come non si mangia l'insalata in America? No, nel senso che se vai al ristorante devi stare attento, che magari la lavano male. Sì, la lavano male. La lavano col polonio. Cioè, mi hai descritto questa insalata mongola, mi hai detto: guarda che insalata, ragazzi. Ma no, quando è arrivato a tavola, hai fatto anche. No, Paolo, ti ho detto: ti porto a mangiare un'insalata mongolo. Capito? Allora so io che ho sbagliato. Anche quando l'ho ordinata l'ho sbagliata. Perché l'insalata mongola va mangiata al ristorante mongolo. Se tu vai al ristorante cubano e ordini un'insalata mongola, allora gente, spiegaglielo, Marco. Mi hai portato in un ristorante fusion, che era una fusione un po' strana, perché era confuso. Era giapponese mongolo, cioè una roba che allora non stava molto in piedi come cosa. Beh, però facevano, fanno anche gli hamburger, capisci? Sì, una roba hamburger mongolo. Ma sai che, scusa, a questo proposito, l'inventore dell'hamburger è proprio il mongolo. Cioè, quando noi parliamo della tartare di carne. Scusa, possiamo fare una marcia indietro? Mi è venuta una serie il tartar, di... ma no, mongolo della Mongolia. Sì, ho capito, cosa però siccome siamo della gentaglia, no? Allora, i cavalieri mongoli, tartari, va bene, Gengis Khan. Gengis Khan. Okay. Sì, allora, siccome dovevano percorrere queste steppe infinite per andare a razziare i villaggi, prendevano la carne e la mettevano sotto la sella e cavalcavano per farla ammorbidire. Che buono. Vero, lì viene il nome di tartare. Per cui sapeva di scorregge, sudore di cavallo, peli e merda. Però nella cucina francese, folla, quando la chiamano la mongola. I francesi, ragazzi, bisogna dirlo una volta per tutte, che fanno i fighi, no? Dicono, diciamo, comunque la moda adesso è tutta a Parigi. Vabbè, va, lascia star la moda, chi se ne frega, tanto sono quattro stracci di merda. Sono quattro vecchi, dai. Ma sì, quattro natura, stronzi miliardari che ci hanno inculato per anni, ci vendevano le robe di H&M con sopra un'etichettina, tutto fatto in Cina, Bangladesh. Che si ingroppano tra di loro, dai. I francesi si vantano tanto di avere la nouvelle cuisine, ma vada via il cuisine. Ma tu hai mai mangiato nouvelle cuisine? Ma cos'è la nouvelle? Scusa, cos'è la nouvelle cuisine? La discussione in termini, allora, si chiama nouvelle cuisine, che vuol dire cucina nuova. Mm-hmm. Cioè, 100 anni, come fai a stare nuova? Cioè, adesso dovrebbe chiamare cuisine de noi altri. Ma no, ma t'arriva sto piatin con la nouvelle cuisine, gassù, quattro come rubin, da borghese. Se magna de me. Sì, no, ma dai, ma basta. Ma vuoi mettere
bel piatto di spaghetti al pomodoro, cazzo, bello. Ma caccia e pepe. Che bello, una bella trattoria proprio, bello. E invece un cazzo. E niente, i francesi se la menano sempre. Se devo essere sincero, considero il calippo la forma più alta, più alta dell'alimentazione. Sì. E non è italiano, pensa il calippo, no, il calippo purtroppo. Sì. Non è, no, non è italiano. No, no, no. Il no, calippo non è greco, italiano. Vuol dire bel cavallo. No. Vedi, sì, c'è un cazzo di cavallo gelato. È un cazzo di cavallo ghiacciato. Cioè, io farei anche tipo la pasta a calippo. Cioè la, poi, la scusa, pasta. Scusa, vorrei finire la parentesi sui francesi. Sì. Pensaci. Allora, qual è il DJ più antipatico del mondo che se la tira Bob di Sinclair. Brutto? David no, Guetta. No, David Guetta, faccia due. Di me. Io lo odio, te lo giuro. Sai, mi sta proprio sul perché cazzo. Perché non ti ha salutato una esatto. volta. Dai. No, perché solo alla personale fine personale il tuo odio. No, abbiamo fatto un'intervista di un'ora e mezza, come se adesso noi parlassimo un'ora e mezza. E poi non ti ha riconosciuto dopo. Poi ci rivediamo il giorno dopo in un ristorante, io carinamente lo vado a salutare, lui non sto mangiando, che cazzo vuoi? Scusa, Marco. Ma brutto. È un merda. Po' come quando arriva l'ascoltatore e ti dice cazzo, ma non ti ricordi di me? 16 anni fa ad Agrigento abbiamo fatto, ragazzi, una foto insieme nel 96. No, 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 no. Allora, sta cosa regge se uno ti vede 16 anni prima, ti rincontra 16 anni dopo, ti ricordi di me, dici vabbè, no, non è possibile. Ma io l'ho intervistato un'ora e mezza in video. Evidentemente non è stata una di quelle interviste Ma è stata memorabili. Bellissima. Ha concluso anche dicendo è stata l'intervista più, più bella, bella della mia vita. Dicono a tutti. Quanto sei bello Marchino, Giuseppe, mi chiamava addirittura. Uè Marchino. Figa, il giorno dopo lo becco al ristorante, io carinamente vado a salutarlo, no? Lui, scusi, mo, sto mangiando con la fica. Perché Marco si vergognava di te davanti agli amici. Cioè poi magari c'era, in privato. C'era del, non lo so, della tenerezza, cazzo, secondo ma me. Ma che cazzo ne sai, se non sei girato dopo la... Quelle mazzole, è un figo, però mi piace trattarlo così per non fargli capire che lo stimo. No, no, fidati. Cioè, no, magari fidati, è andata fidati. Così, cioè guarda il bicchiere no, mezzo no. pieno. Se la mena di brutto, lo dicono tutti. Adesso poi sai che si è messo in forma, tutto palestrato. Sì, si è comprato una villa. Dopo. Ciao, David. Ciao. Ma vai a cagare. Si è comprato una villa da 60 milioni di dollari. Pensa. Ora io dico: uno che mette due chiavette USB e fa fare i dischi ai ragazzini, poi gli mette la firma sola. Ha capito tutto? Sì. È lo stronzo, non è lui. Siamo noi. So. Cioè, secondo me, so. Tu devi tirare la medaglia e capire che il lato dello stronzo non è quello che guardi tu. Va bene, sono un po' gelosino. Ah. Dai. Bravo, dai. Beh, ma che sta bene, insultiamolo ancora sto merda, sono geloso anch'io, cazzo. Comunque Marco, hai perso il business del momento in America, volevo dirtelo. Oddio, qual è? Era quello di importare i bidet. Negli ultimi 3 anni sono aumentati del 90%. Però sto lavorando sulla roba della carta igienica io. Okay. Io spacco, ragazzi. E però col bidet diciamo che non è vero, gli più. Americani adesso hanno sto trip di lavarsi il culo. Però il bidet americano non è il bidet italiano. Il bidet italiano più grosso. No, al rubinetto che butta acqua come un lavandino normale. Verso no? l'alto. No, verso il basso. Quello americano punta verso l'alto. Cioè hanno un rubinetto che gli spara l'acqua nel culo. Ma cioè, gliel'avete spiegato agli americani che non ti devi sedere sul rubinetto, ma dentro la tazza? No, perché lo appoggiano. È sul piatto, diciamo, il rubinetto, giusto? Allora, è presente, no? No, sì, no, è tipo fontana. Sì, cioè loro hanno lo spruzzo dell'acqua che gli spara nel culo da sotto. Ma fa anche. Così come gli irrigatori, io vorrei aprire una parentesi visto che si parla di bidet. Sui bidet, sì. Ma i figli di Satana che negli anni '80 si sedevano sulla tazza del water cercando di lavare tutti e due i piedi nel bidet, e nonostante in quella posizione, quindi trasversalmente al bidet, non ci sta. Io lo faccio ancora. Io lo faccio ancora. Un 45 già, quindi devi fare il pivot da ballerina. Per tagliarmi le unghie dei piedi, io mi siedo sulla tazza del cesso, metto tutte e due i piedi davanti. E le unghie sono in sala. Le unghie partono effettivamente verso il cesso. Vedi, bisognerebbe inventare un affare che si applica sui piedi, che cattura le unghie quando le tagli. È vero, quello schizzano dappertutto. Schizzano dappertutto, fa schifo l'unghia del piede. C'è già il coso che taglia le unghie e le trattiene in un serbatoio. Porca puttana. Però vedi, c'è un'altra differenza. Noi italiani, cioè noi, sì, noi italiani, perché gli europei non usano il bidet, i francesi non ce l'hanno, no, il zozzone, gli inglesi nemmeno. Noi italiani il bidet lo mettiamo di fianco al water, sì, così tu caghi, ti alzi, pulisci il culo, no? Loro no, lo il salotto in un'altra stanza. Cioè, no. Sì, hanno i bagni, sai che è tutto grosso in America, no? Sì, sì. E quindi c'è il water in un punto e il bidet dall'altra parte. Ma perché Marco, adesso il bidet, siccome è molto di moda negli Stati Uniti, quando viene qualcuno a trovarti devi farti vedere che ce l'hai. Quindi lo metti all'ingresso, capito? Cioè, allora entri, sei tu e Jim, entra Jim, cazzo, hai comprato il bidet italiano. Ce l'ho, ragazzi, ho l'invenzione del secolo, rivoluzione. Questo è marketing, rivoluzioniamo. Attenzione. Il bidet.
Ma allora, okay, il bidet è messo a pavimento, quindi sì, ti ci sì, sei di sopra. Sì, esatto. C'è anche a muro. Sì. Ma a muro ha fatto, sai come gli urinatoi, no? Sì. Cioè un bidet invece orizzontale. C'è già. Ah, è tipo il pisciatoio, no, il pisciatoio. Sì, tu ti metti col culo tipo lavaculo de Cavel. Sì. Ti metti col culo dentro questo bidet e automaticamente so, igienico, ti lava il culo e tu ti stacchi, no? Ma a sto punto, scusa, ti compri il water giapponese, quello che ti fa lo shampoo, il no, culo. No, ma pensa alla comodità, abbassi i pantaloni, metti il culo in questo buco nel muro, ti lava. E ti... Allora, scusa, a questo punto prendi uno di Brescia col rullo, quello per dare il bianco. Lo tieni lì di sta rullando, sembra un'idea geniale, però vabbè. Però vabbè, e poi oh, avete visto che minchia Trump sta spaccando anche in borsa, grande grande. Allora Trump ha aperto la Trump Media and Technology Group, ma non si sa che cazzo venda, nulla. Cioè beh, c'ha un social lui, guarda che c'ha Truth, c'è che è suo comunque, e ha battuto il New York Times, che è il suo più grande nemico. Il New York Times vale $44, invece Trump Media vale 64,7. Figa. Ah, costano poco però come gruppo editoriale, cioè potrei permettermeli anch'io. Sì, sì, 64 in crescita. Cioè, con continua. $64 mi compro tutto il Trump Technology. Ma no, cretino, ti compri un'azione deficiente. Ah, non pensavo ad che azione, tutto costasse 64. No, ho detto, cazzo, costa azione, poco l'editoria. Ma te ne hai prese, Marco? No, zero. No, io ormai sono diventato apolitico, li odio tutti, mi stanno no, tutti sul cazzo. Di azioni, di Trump. No, no, niente. Ho già preso un'inculata con Tesla. Tutti, Tesla è il futuro. Ah, scusa, Tesla è il futuro. Però, compro io, muore. Però perdonami. C'è qualcosa che non vale la tua politica di investimento. E nelle tue conoscenze. Se io investo dica, nelle auto elettriche a livello. E le odio. E vado in onda a distruggere. No, vedi che sei ignorante. Tesla, l'ultima cosa importante di quell'azienda sono le macchine. Lui fa tecnologia spaziale, sperimentica. Adesso ha detto che fa vedere i ciechi. Fa vedere prossimo, i ciechi. Adesso sì, faremo vedere microchip. I ciechi. Beh, però cazzo, se ci riesce. No, io lo spero per i ciechi. Ma oh, ragazzi, oh, tutti gli danno del coglione, o comunque uno è il secondo uomo più ricco del mondo. Se funzionasse Neuralink? Se funziona, no, cosa fai, no, Paolo? Cosa fai? Io voglio avere la capacità di muovere due corpi contemporaneamente, cioè tipo. Ma di chi? Di chi? È tipo, scusa, di Fabio, no? No, no, già faccio, no, fatica io. Cioè io cammino e lui cammina dietro di me. Perché lo sto facendo? Vieni, vieni. Ah, no, ti prego, non lo devo fare. Cioè, tu scoppi e lui deve scopare. Di fianco, non però anche se suo distante, fa lo stesso movimento che faccio io. Così. Davanti ai miei figli a tavola. Cosa fai? Ma dietro solo. Neuralink. Dai, ragazzi, è tardi, ci colleghiamo con questa serie televisiva dove durare 10 puntate, ma purtroppo bella, l'attore però protagonista è un cane. Ci colleghiamo con Doc Medici Senza Cervello. Vai Pipuzzo. Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo, un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello. Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello. Nelle puntate precedenti, il dottor Stronzo, malamente interpretato da Super Comparsa, è interrogato dalla polizia a proposito di alcune morti sospette fra i suoi pazienti. Sì, dottor Stronzo, mi perdoni se ho interrotto la sua pneumopleuropericardioctomia. Sono l'agente segreti dell'Intergol. Sto indagando su alcune morti sospette fra i pazienti dell'ospedale. Pensiamo sia da attribuire all'abuso di un nuovo farmaco, il Corrutin. Ne ha mai sentito parlare? No, troppo, così è mannaro. Meno mannaro. No, così è uno che si lamenta della peristalsi, no? Che è? Lunque, cos'è? Il cardiotoco? Che è sta roba? No, non deve piagnucolare, deve fare perché lei finge di non sapere, cioè, perché lei è stato colto in flagrante con le mani nel sacco. Ah, mi ha beccato. Quindi lei fa non mi pare, come per dire, cioè, se discolpa, capisci? Ma mi pare! Ma cosa urla? Ma che è una portinaia diventata? No! Ho fatto 700. Perché, scusi? È una persona nata nel 74 questa, perché è settecentesco? No, lo faccio attuale, contemporaneo, prego. Non mi pare! Che cazzo è, Ruggeri?
musicale. Ma no, musicale, normale. Dici, no, non mi pare. No, non mi pare. Davvero? Molto strano, perché mentre lei eseguiva la pneumopleuropericardioctomia, mi sono permesso di dare uno sguardo alle sue ultime ricette. Lei ha prescritto 190.000 scatole di Corrutin solo nelle ultime settimane. Ah, sì? Che si è spaventato? Sì. Ah, sì, ora ricordo. Sa, lo stress per la pneuropleurocardioctomia. A volte gioca brutti scherzi alla memoria. Lei è sospettato di aver causato la morte di almeno 5 pazienti. La dichiaro con l'accusa di omicidio colposo. Ha diritto a chiamare un avvocato. Messo alle strette a proposito delle esagerate prescrizioni di Corrutin, tenta la fuga correndo via veloce come una controfigura e costringendo la polizia ad aprire il fuoco con le pistole di scena. Fermo! Fermo, sparo! A farne le spese è il dottor Fanti, che ora giace per finta nel reparto Grandi Sfigati dell'ospedale Santa Forfora, con una benda in testa a ricordarci che è ferito alla testa, per finta. Divorato dal rimorso, il dottor Stronzo cerca di fargli visita. Motore partito, azione! Via, dottor Stronzo, tocca a lei. Cominciamo bene, ma vai, forza! Andrea, come ti senti, Andrea? Fermo, dottor Stronzo. Il dottor Fanti è ancora troppo sdraiato per ricevere visite. Mi lasci starmi, mi lasci starmi! Lo devo vederlo! Lo lasci passare, dottoressa. Il dottor Stronzo è un caro amico. Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto, purtroppo, però va bene. No, non aggiunga! Ma perché fa queste incidentali? Non aggiunga! Vada dritto! Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di cranio. Eh no. Vabbè, ma lei sembra pari, però un po'. Ma sa che ci stanno le cose. Cranio Tomia Pennacchio. Non è Tomia Pennacchio. Chi è questo Tomia Pennacchio? Pare che è difficile. Ecco. Se no, se volete, lo posso dire io. Faccio sempre le parole incrociate. So brava con le parole lunghe. Quello nella foto chi è? Alfredo, mio cugino. E che sta sulle parole crociate? Me le sono fatte da sola. Sì, è una persona con dei problemi. Eh beh, giustamente. L'avete chiamato? No, burrasconi, stia. Meno problemi, pensiamo. E facciamo fare alla signora, prego. Però signora, se tolga le brioche dalla bocca, perché i flauti se sta mangiando. Sì, scusate, un languorino. Ripartiamo dalla battuta. Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di craniotomia pneumobariedale. Sì, però non con l'accento di un bovaro de Frosinone. Non riesci a dire cranio con la C, dura. Granio. No, granio no. Si dice granio, scusa. No, si dice cranio con la C. Via, che sta a giocare a Monopoli? Vuole anche 20 euro. Ti faccio un segno io. Bravo. Faccio il segno, bravo. Non troppo evidente, la prego. Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di... No, sei fischio. Ma che è Pierino. Ma non lo so, alzi una spalla, non lo so, o faccia un movimento con le sopracciglia. Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di... Si è mangiate le parole. Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di... Che è? Che è questo qua? Cos'è? Franco Franchi, che fa? Fatto l'occhiolino. Ma non riesce a fare l'occhiolino senza fare... No, perché è una disfunzione e quando muovono... Allora non faccio l'occhiolino, scusi. Scusi, lei deve ammiccare a una bella ragazza che... È mai scopato lei in vita sua? Eh no. Fatti. No, qui troppo. È una cosa più... Va bene. Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di... Gli è cascata la penna. È il segnale. Ma è un segnale che, cioè, confonde. Non so, alzi una spalla. Va bene. Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di... No, ma se perché alzando la spalla sono scivolato. Sì, lei è proprio dinoccolato. Niente, faccio io il segno, va bene? Io credo di aver capito dove devo entrare. Ecco. L'artuscello con la fregna, prego. Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto. Grande Antonio, bravo, bravo. Troppo presto. Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di super comparsa sta diventando più lunga di Oppenheimer. Sì. Ci fermiamo qui, tiriamo un sonoro porco perché? Ci riproviamo domani. Sì. Doc Medici Senza Cervello. Perché non ci fa più. Sta stronzata. Mamma mia, che ignoranti. Allora, ci chiedono in tanti, ma quel programma pidocchioso che avete girato con Enrico Papi 7 anni fa, sì, quando cazzo va in onda? Tieni il tempo. Adesso però ci fa un grande regalo, Enrico. Vedremo come eravamo giovani. Sì. Adesso non può perché c'è la pupa e il secchione. No? Adesso parte la pupa e il secchione. Finisce la pupa e il secchione, poi inizia tilt. Tieni il tempo. Tieni il tempo. Cioè, il programma è
luglio. No, credo ad aprile. Agosto. No, aprile no. Domani. Giugno. Com'è maggio. C'è una pubblicazione che fanno quattro puntate. Beh, tanto se ne accorgiamo quando è in onda, perché siamo io e Marco sui ceci che chiediamo per pietà di guardarlo tutti quanti. Che ci no, no, allora, il problema è questo. Da quello che ci ha spiegato Papi, tutte le battute divertenti che abbiamo fatto io e Paolo le hanno tagliate. Quindi ci siamo solo io e Paolo che facciamo No, però facciamo tante volte. Ehi! Oh, siete dei mini fonzi. No, ma anche qualche gag molto divertente. Sì, cioè. L'hanno tagliata perché sai che io e Paolo. Poi eravamo euforici in quel periodo, eravamo contenti, eravamo felici. Ah, perché ci avevano proposto di fare un'altra cosa, poi non ci hanno voluto, come sempre. No, no, non è proprio andata così. Non ci hanno voluto perché abbiamo fatto delle cagate noi, abbiamo firmato contratti a cazzo di cane. Siete i soliti pasticcioni. Sì. In realtà noi in questo momento potevamo essere là e invece siamo qua. Vabbè. Però c'è qualcun altro ce l'ha. Però il 13 giugno saremo invece laggiù a fare una cosa che boh, ma che però qualcuno prima o poi farà, scriverà. No, cosa? Nel senso, quella cosa là che dobbiamo fare quel giorno là, il compleanno dello zoo, il 25esimo. Prima o poi qualcuno la farà. In che senso? Cioè, dobbiamo scriverla noi. Appunto, dico, però prima o poi. Sì. Cosa? La scriveremo prima o poi. Dobbiamo prepararci. Io c'ho un po' di idee carine, Mia moglie ma non detto, come senti, al solito, però. No, allora, l'idea che hai sparato stamattina, posso dirti che è la più grande cagata che potresti fare a livello familiare, lo sai, no? Perché? Vabbè, ma è una gag. Quello che hai detto, mia moglie ha avuto questa idea, è una gran cagata. È un'idea che hai avuto tu che hai proposto a tua moglie. No, lei te ne farà pentire, Marco. No, lei ieri mi ha detto, ma scusami, non dovevamo fare la festa anche del nostro matrimonio? E tu gli hai detto, dai, facciamola sul palco. Facciamola sul palco. Con padre Polo ci sposa, padre Polo che ci sposa e via. È proprio come la sognava lei da ragazza. Il sogno di ogni donna. No, vabbè, ma quello succede dopo il matrimonio, giusto? Sì, esatto. Il matrimonio vero è a maggio. Sì, lo facciamo in una chiesa o in comune, quel cazzo che è, però lì festeggiamo, scusa, capito? Maggio è fra 25 minuti. Ancora non l'hai organizzato. Che sei! Oh! Non ha detto quale anno, in effetti. Mamma mia, non abbiamo specificato l'anno. Potrebbe essere il 2027, 2032. Io ti regalo uno scooter. Ok, dai. È tardi. Visto che abbiamo parlato di Enrico Papi, gli abbiamo rubato la voce all'interno di Wonderland e fatto qualche scherzo. Io spero che Michele ritorni. Michele era bello, Michele. Però era in affari buoi, era. Lo so, Michele, però Michele. Però sentiamo, qui vediamo. Papi è scatenato, ve lo dico. Vabbè, sentiamo. Ve lo dico. Senti. Ditelo. In questa incredibile puntata del Wonderland verranno utilizzate ancora una volta le voci del nostro amicone con gli occhiali, Enrico Papi. Ma come verranno utilizzate? Chiamando gli estetisti. E alla fine la telefonata bonus. Buon ascolto. Porca troia che sballo usare questo programma per fare le voci. Stanno fino. Ma buongiorno. Pronto. Ciao, come stai? Ti disturbo? No, dimmi tutto. Ciao, sono Enrico Papi, come stai? Enrico Papi. Senti, io volevo prenotare una depilazione completa. È possibile farla da voi? Una depilazione completa in che senso? Completa, gambe, braccia, uccello e buco del... Sì, noi non la facciamo completa. Bla brauta la bau. Scusami, purtroppo dopo il Covid mi sono venuti questi tic, non farci caso. Buongiorno. Pronto? Sì. Ciao, sono Enrico Papi, come stai? Bene. Senti, io volevo prenotare una depilazione completa. Sì, se già stata qui da noi? No. È possibile farla da voi? Sì, ma per che zona? Devo girare una trasmissione e devo essere totalmente senza peli. Ah, ok. Sono a Milano in questi giorni per una trasmissione. Ma scusami, sei Enrico Papi? Sì, Enrico Papi. Ma è il conduttore? Sì, allora, sono a Milano in questi giorni per una trasmissione. Sì. È possibile farla da voi? Sì, volevo capire, non ho capito bene che zona volevi fare. Completa, gambe, braccia, uccello e buco del... Sì, senti quanto può venire a costare la depilazione completa? Sì, 299. Ammazza. Sì.
Davvero? Sì. Dimmi tu. Perreppio poppo pai wow. Scusami, purtroppo dopo il Covid mi sono venuti questi tic, non farci caso. Spapocchio. Spapocchio. Sì. Ok. Se vuoi posso venire anche adesso. No, adesso non riesco. Okay. Non viene oggi. Ok. Quando è che potresti venire? Oltre oggi? Zuppa zuppa. Vedete, quando uno è famoso è così, non ti crede nessuno. Ma che vita di merda facciamo noi famosi? Bellissimo. Buongiorno. Ciao, come stai? Ti disturbo? Prego. Ciao, sono Enrico Papi, come stai? Bene. Senti, io volevo prenotare una depilazione completa. È possibile farla da voi? Sì. Ok. Ok, intanto mi serve il tuo numero di telefono. Se non vedi il mio numero, è normale perché lo nascondo. Essendo famoso poi per me viene difficile, capisci? Perreppio poppo pai wow. NSR. Spapocchio. Hai tantissimo tempo da perdere. Scusami, vero? Deculanete, se mi fido. Scusami, purtroppo dopo il Covid mi sono venuti questi tic, non farci caso. La brutta la bau. Io sto lavorando. Sì, certo. Mi stai disturbando, sai? Sì, certo. Prova a cercare qualcuno che ti dà retta, un psicologo, un psichiatra, qualcuno del genere. Senti, brava. Quanto mi viene a costare? Noi non lo facciamo ai scemi, ma facciamo solo le persone serie. Ma mi sarei depilato le braccia, le gambe e il missile. È fattibile? Ma sarebbe fattibile se fossi una persona normale. Ma quattaratta, te peppe, io. Va a cagare. Ok. Pronto? Pronto. Ciao, come stai? Ti disturbo? Cosa hai bisogno? Vorrei farmi le unghie colorate, ma a me piace color rosa. Le fai le unghie rosa? Rosa, sì. Lo anche so. Dei piedi. Io vorrei i brillantini nelle dita dei piedi. Ma no. Ho due piedi io. Sì. È possibile farla da voi? Oggi, vero? Sì. Sì, tanto se vuoi vieni alle 4, sì? Perreppio poppo pai wow. Unghie con la colorati? Sì, vorrei farmi le unghie colorate, ma a me piace color rosa. Le fai le unghie rosa? Con smalto, no? Sì. Sì, va bene. Mi dai gli schiaffi sulle palle? Ah? Mi dai gli schiaffi sulle palle? Sì, va bene. Ok, come? Va bene. Ok, ciao. Ciao. Attenzione, perché ora con la forza di Dio e del telefono magico di Wender chiameremo la temibile massaggiatrice Perestroica Luana, che ti mangia la minchia nella sua tana alta come un mobile Pax dell'Ikea e con un fucile a doppia canna mozza pronta a sparare. Pronta a sparare. Pazzo. Pronto. Ciao tesoro, dimmi. Ciao, come stai? Ti disturbo? No, per niente. Deculanete, se mi fido. Ah? Ciao, sono Enrico Papi, come stai? Bene. Volevo passare da te, a che ora posso passare? Quando te vuoi. Se vuoi posso venire anche adesso. Va bene, amore, basta che mi chiami con un numero vicibile. Se non vedi il mio numero, è normale, sì, perché lo nascondo. Essendo famoso poi per me viene difficile, capisci? Cosa? No, va bene, tesoro, okay. Allora se vuoi, quando vuoi venire mi chiami con un numero vicibile. Okay? Ti posso fare una domanda un po' intima? Dimmi. Ma se lo volessi prendere fa male? Ah, si può fare tutto piano piano. Ammazza. Vabbè, okay. Tutto piano piano. Senti, a me piace tantissimo farmi strizzare le palle, te lo fai? Va bene. A me piace tantissimo farmi picchiettare la faccia con le tette, te lo fai? Va bene. Davvero? Ci vuoi, certo. Ammazza. Ok, se vuoi venire mi chiami con numero vicibile, ok? Ok, non vedo l'ora di farmi attraversare da te. Ciao, bell'ordine mio. Ciao. Biri 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 biri. La brauta la bau. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Wow, mi sono visto la scena, cazzo. Non riesco a levarmela dalla testa, te lo giuro, piano piano. Si è arrapato, ti sei arrapato, cioè, schifoso. Che piano piano, piano piano. Si è arrapato, Non ce la faccio. Che si fa attraversare la perestroica. Non ce la faccio. Cari ascoltatori, questa è l'ultima settimana di Paolo in Italia.
perché poi ritorna a Miami. Ah, sì. Se volete incontrarlo, ecco le date delle sue serate. Venerdì 29 sarà al Kiss Disco Dinner di Cavola, Reggio Emilia. A Cavola? Venerdì 29 sarà al Kiss Disco Dinner di Cavola, Reggio Emilia. Ancora. Sabato 30 sarà al Touché Club di Saronno. A Pasqua sarà in piazza San Nicolò Tordino, Teramo. E a Pasquetta, al Parco Riva Azzurra di Canigione. Divertiti, Paolo. Noi siamo. Oh, cazzo fai, vendi la droga nei parchi, non ho capito. Arrivo rilassatissimo, Marco. Porca miseria. T'ho preparato un paio di serate qua. Bili 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 bili. Allora, c'è una questione in corso, volevo sentire un po' il vostro parere. Salvini dice che serve un tetto agli stranieri a scuola, ma in realtà esiste già. Serve un tetto ai Salvini. Esiste con un numero diverso, una percentuale diversa, nel senso che attualmente le iscrizioni di minori non italiani non devono superare il 30%, lui proponeva un 20%. Ma cosa sì, è successo? Sono solo bambini. No, cosa è successo? È dopo, la cosa dopo... più abominevole. No, ci sono state queste polemiche sulla scuola di Pioltello che ha chiuso per il Ramadan. Ok, per l'ultimo giorno di Ramadan, sì. Esatto. Sì, cosa? No, dillo, no, parla. No, semplicemente ha chiuso, sì, per il Ramadan, ma perché siccome lì sono tutti bambini stranieri, è una scuola... Non stranieri, musulmani. Musulmani. Okay. Non tutti, quindi, non tutti, una grossa percentuale. Esatto, sì. E quindi sarebbero state molte assenze. Allora, per la didattica hanno deciso di tenere chiuso. Per non far perdere... Cioè, anche perché le scuole possono scegliere il loro calendario, l'importante è che le chiusure... Cioè, da una parte il discorso sta anche in piedi, nel senso che un paese ha la sua cultura, le sue usanze, la sua religione, le sue leggi. No, il nostro paese non ha nessuna religione, il nostro è uno stato laico. Aspetta. Non ce n'è religioni nel nostro paese. Però noi siamo tutti cristiani cattolici. Io non sono né cristiano né cattolico. Vabbè, tu no, tu puoi essere quello che vuoi, è un paese sotto quel punto di vista è libero. Ok, cioè. E infatti quindi la religione non deve avere però niente a che fare. Noi abbiamo questa piccola influenza, ma piccolissima, del Vaticano che è sul nostro suolo e quindi ha sempre influenza. Ma lasciamo stare la religione, in generale se tu scegli di andare a vivere in questo paese, che sia per vacanze, per esigenze, perché stai scappando o proprio per viverci perché ti piace, devi rispettare le sue regole. Non è che tu ma puoi le feste imporre... religiose però no, delle scuole, cioè la religione però non abbiamo sempre avuto il crocifisso, siamo sempre stati un paese tendenzialmente ma anche i bambini di religione musulmana stanno a casa quando noi festeggiamo il Natale e chiudiamo le scuole e nessun musulmano si è mai incazzato. Il problema è che se vai a rispettare tutte le religioni finisce che la scuola è sempre chiusa, però perché... secondo me il problema sta nelle parole di Salvini, sta a monte, che è abominevole, nel senso che una società che sta mutando, dove ci sono tantissime persone che arrivano dal resto del mondo e si stanno integrando, deve capirlo e deve far sì che tutti quanti conviviamo con le varie religioni e le varie usanze. Non è bisogno mettere un tetto ai bambini che vivono una realtà religiosa qua, diversa. Scusate, sai che non mi ricordo come funziona in America. L'America è un paese multirazziale, nel senso che non esiste non esiste una razza, ce ne siamo un miliardo. Comunque, uno diverso dall'altro. Per, nel senso, è il 30% per aiutare gli insegnanti, soprattutto perché i bambini, che si parla di bambini stranieri, ma che parlano anche una lingua straniera, quindi in prima elementare particolarmente fanno più fatica. Certo. È ovvio che se ce n'hai 50, cioè il 50%, comunque il 60%, è più difficile anche per loro imparare. Però, quindi scusate, è semplicemente una cosa di educazione. Il problema grosso di questo discorso dipende dal fatto che bambini nati in Italia da genitori stranieri, quindi che sono nati in Italia e parlano italiano, fino a che non prendono la cittadinanza italiana risultano stranieri. Allora questo non costituisce un problema, nel senso che se tu sei figlio di genitori marocchini, parli italiano, sei sempre vissuto in Italia, non risulti italiano, cioè sei un cittadino straniero fino a che non ti danno la cittadinanza. Però di fatto sei italiano. Di fatto, quindi se tu vai in classe e l'insegnante di italiano spiega italiano, tu non hai problemi di comprensione. Possono essercene anche il 99% di bambini così. Ma infatti si parla di bambini stranieri che non parlano italiano. Ma non è chiaro qua, perché Salvini è specificato. No, non è dice specificato. Mettiamo un tetto ai bambini stranieri che non parlano italiano. Vabbè, ma Salvini infatti... Quello può essere un problema, se tu hai una classe dove hai il 60% che parlano italiano, la maestra sa solo l'italiano, è un problema di apprendimento. Allora quello è un grosso problema. Ma infatti è così adesso, cioè c'è quel 30% per garantire, come con i bambini disabili, cioè le classi con dei bambini disabili non possono avere un numero elevato di altri bambini, cioè non possono superare i 20 allievi, mentre dove i bambini disabili dipende non anche ci sono, dalle disabilità comunque. Ovvio, cioè io andavo al liceo artistico a
Lecco e avevamo un ragazzo. Vabbè, ma tu non eri così disabile, ma... No, cretino, avevamo un ragazzo che aveva la sindrome di Down e comunque cioè, era integrato, ovviamente lo seguivano in maniera diversa, certo, perché era limitato, però insomma seguiva tutte le lezioni, tutto il resto. Però il discorso di questa scuola... Se ne hai tanti poi diventa difficoltoso, cioè devi avere una struttura diversa poi per gestirli. Il discorso di questa scuola di Pioltello comunque fondamentalmente si basa su una questione numerica, nel senso che se metà dei ragazzi non vengono a scuola, tu stai tenendo aperta la scuola per solo per metà cazzo, degli studenti. Per un cazzo, quindi certo, conviene fare un giorno libero quando hai metà della scuola occupata e poi avere tutta la didattica normale. Ma su questo io giorni sono assolutamente d'accordo. Ma e mi sul resto ragionevole, cioè, le imposizioni di altri paesi, di stranieri nel nostro paese, invece quello non lo trovo giusto. Ma se io tu non vai ne a, vedo però. Se tu vai a Dubai ed è vietato bere alcolici per strada, non bevi gli alcolici per strada. Come in punto. America. In America non puoi girare con l'alcolico in vista, cioè non puoi. No, devi metterlo dentro un sacchetto devi di carta. Che è una bottiglia di vodka così e bere la canna. Che però... è una cagata, perché lo sanno tutti che sotto quel coso c'è l'alcol. Però quindi... lo fai, capito? Sì, sì. Vabbè, però non c'è nessuna legge che ti dice che devi celebrare il Natale, questo che dico. Cioè... No, certo, certo. Ci è una cosa diversa. Cioè non però è che... sto parlando di usanze, tradizioni di un paese. Aspetta, che... un conto è l'usanza, un conto è la legge. Cioè, l'usanza è del carnevale delle arance a Ivrea, una roba tradizionale. Non è che puoi obbligare il musulmano a andare a tirare, no, le arance. No, cioè, ma ci mancherebbe altro. Ma non credo che neanche lui si ribellerebbe se dice vai a tirare due arance in faccia ai cristiani. Il discorso sulla religione, sulla lingua, quello è un po' complesso. La lingua è una cosa estremamente importante perché nella didattica è fondamentale. La religione, certo, ognuno ci può avere la sua. In Malesia ci sono 3 religioni nazionali e vivono tranquillamente senza il Salvini di turno che rompe i coglioni ai bambini. Tra l'altro, quella scuola di Pioltello si chiama Iqbal Masil. Che uno dice di chi è Iqbal Masil? Al tuo tesino. No, è un bambino di 12 anni pakistano che è stato, cioè che si è ribellato allo sfruttamento del lavoro minorile. Quindi più che, è una scuola anche abbastanza importante. Quindi ci stava in questa cosa. Ci stava. Certo. Va bene. Dire queste cose di Salvini, Marco. No, vuol dire che siamo in ritardo. Esatto. E Melicone. No, io l'avevo capito. Medicone.it. Egregio dottore del portale medicone.it. Sì. Mi chiamo Clara e sono una ragazza di Torino. Di recente ho l'impressione che succedano cose strane nella mia vita e non so se sto divenendo matta oppure no. Lei ha anche un collaboratore psichiatrico. Gentilissima signorina, il nostro portale offre molti servizi, tra i quali quelli legati alla cura della mente. Si dà il caso che io stesso ho un master in psicopaziologia e pazzopensieria, conseguito all'Accademia del Luminare Frederick Mind di Stoccolma. Dicchi pure, anzi, se va, possiamo fare un video consultino che le offrirei io in quanto magnanimo e dalla parte delle belle ragazze, virgola. A tal proposito, lei come è messa? Domanda. Ma dottore, credo che lei ci stia in qualche modo provando e dovrei segnalarla alle forze dell'ordine. Ma forse è anche questo frutto della mia fantasia e delle strane cose che mi accadono. Cazzo, minchia. Io? Sia mai, signorina, virgola. La cosa è più grave di quanto pensassi. Si inventa le cose. Certo che è frutto della sua fantasia. Clicchi sul link mentre cancello la conversazione. Sì, subito. Eccomi, dottore. Beh, signorina, com'è maciata, paliduccia e anche un po' sciattina. Che succede? Dottore, non dormo da tanti giorni. Mi dica, che cosa le succede alla testolina? Guardi, credo che la mia casa sia infestata dagli spiriti e che ci siano presenze di defunti.
Oh, porca troia. Cosa? Dai, su, mi stai prendendo per il culo. Dai. Ma dottore, ma che linguaggio. Su, dai, voglio perdere tempo stamattina. Signorina, io sono un professionista della Madonna. Lei è presente la fila di lauree che ho? Sono quelle appese alle sue spalle con le foto di Totò? Sì, esatto, un grande, il principe della risata, passione di famiglia. Su, dai, signorina, i fantasmi sono cagati. Lei deve prendere magari un paio di goccine, farsi una dormita e smettere di avere allucinazioni, probabilmente dovute alla stanchezza, allo stress. Deve dormire, mia cara Morticia Adams. Ma dottore, ma sembra tutto così reale. Dai, su. Ecco, lo dica la sua nonnina lì dietro. Ecco, meno male che non vive da sola, signorina. Signora, lo dica suo nipote che deve riposare, così smette di dire minchiate. Ma, dottore, con chi sta parlando? Con sua nonna lì dietro, che mi fissa. Pietante la vecchia. Anche la sorellina la vedo un po' palliduccia, deve essere un problema di emofilia ereditaria la vostra. Emofilia. Bene, adesso c'è anche il nonno, comparso all'improvviso, di nuovo, anche lui è uno straccio, Figa, che famiglia di zombie, cazzo, ma fatelo una bistecchina la sera. Ma dottore, io vivo da sola. Ah, ho capito. Ho capito, mi stai prendendo per il culo. Vergognatevi, anche due anziani a far perdere tempo professionista. Dai, deficienti. Ma che dice, dottore? Ma con chi sto parlando? Quei due stoccafissi dietro lì, stronza. Ma chi, ma dove? Dai, anche il trucco della sparizione. Ma vada via il culo, Silvan. Dai! Dai, ma che fai? Gira la testa come una vite. Pure contorsionista. Ah, ho capito. Questo è uno scherzo di quel pirla di Giovanni l'osteopata. Gli rode il culo che ha una laurea da 1000 lire. Ma vaffanculo, Giovanni, dai, vieni fuori, dove sei? Ah, scemo. Cosa? Dai! Ma che siete scemi, dai, deficiente. Dove sei, Giovanni? No. Ma figa, mi siete sbattuti un botto per questo scherzo del cazzo. Adesso è finto vomito di sangue con le mosche. Cazzo, se sei scemo, ne guadagni i soldi, spendi i soldi se stronzate. Che coglione. Senti, dai, Giovanni, ti molo che c'ho una riga di cose da fare. Anche senza le cose, ma mettendo solo la riga da fare. Ciao pirra, dai, ciao. Ma pensa a te. Ma tutti a me. Sì. Proprio vero che la gente non ha un cazzo da fare. Che scherzo del cazzo, che sagoma, Giovanni. Ciao, dove ho messo il da fare? Eccolo qua. Questa sì che fa paura. Mica Giovanni. Purissimo. Ciao, mamma mia, che bello che... Ci fermiamo un attimo e poi giochiamo con uno stronzo di voi. Prenotatevi adesso 342 41 15 105 solo se siete dei veri stronzi, però altrimenti non potete. Senti cosa fa questo durante la pubblicità. No. Senti. Mi fa bestemmiare. La Fuggioni sotto. Adesso ti cago sulla scrivania. Allora, sono arrivati un po' di messaggi. Uno scrive: prima di dare sentenze ipocrite, ecco, riferito a Fabio, sentite ovviamente l'insegnante che segue classi con bambini stranieri per capire le difficoltà che obiettivamente ci sono nel gestire queste persone che non hanno il nostro modo di vivere. Perché per tutelare i diritti delle minoranze vengono dimenticati gli altri. Ma non, è un discorso, non è un discorso razzista. Che sia chiaro, Stefano da Vicenza. No, infatti. Un'altra persona, no, ma infatti dice: non è un discorso razzista. Allora, cosa vuol dire? Scusami, però effettivamente tante persone dicono: prova tu ad andare in un altro paese e imporre
le tue usanze. Ma guarda, non si tratta impone? Di imporre niente. Ma, qui nessuno ha imposto, chi è che imposto? Mi fate finire, puttana, sì, vostra madre, no. Con tutto rispetto. Chiudiamo per il Ramadan, chiudiamo per il Capodanno e feste cinesi, chiudiamo per il Natale, chiudiamo per l'Hanukkah ebraico, chiudiamo per le vacanze estive. Ma quando cazzo vanno a scuola sti bambini? Effettivamente bisognerebbe trovare una regola. No, bisognerebbe prendere questa persona per le orecchie e dirgli che i ragazzi fanno quei giorni di didattica lì in un anno. Tutto il resto delle vacanze le decide il consiglio scolastico e decide dove piazzarle in base alle esigenze. Non è che fanno il Natale e poi aggiungiamo il Ramadan al Natale. I giorni di festa per i ragazzi sono, adesso sparo, 30, ok? Ogni scuola decide come spalmarli. Non è che ne fanno 35, 40, 50. Quelli sono i giorni scusami, di didattica. Ma scusa, se il Natale cade il 25 di dicembre il Ramadan allora, adesso... Invece del Ramadan, ok? C'è l'altra scuola che festeggia il 2 giugno, per dire. Adesso non lo so, è festa nazionale. Un'altra festa, che sono la festa del patrono. A Milano c'è Sant'Ambrogio, ok? Sì. Allora le scuole si fermano per Sant'Ambrogio. Puccioni, dillo tu, dai, va bene, io vado di là un attimo. Ok, allora il punto non è che la festa comandata c'è sempre, come si offende, mamma mia. La festa comandata c'è sempre. Pesante. Puoi fare o meno il ponte legato alla festa comandata. Le scuole hanno tutte gli stessi giorni di didattica, che sono 205 negli istituti in cui non si va a scuola. E quelle non le sabato, puoi cambiare, e giusto? 171 dove si va il sabato, esatto. Questi sono i giorni che le scuole devono fare. A me interessava quello che voleva dire Fabio. Lo so, perché siete amici. No, no, scusa. Beh, no, non ma si offende per nulla, mamma mia. No, stava parlando, lo interrompevi, scusa. Oh, vabbè, può capitare, però. Io sono mai andata via perché voi mi interrompete? Dovresti? No, è vero, hai ragione. No, dai, ma non si fa così, dai. Dovresti andare via, come tu. Fabio, adesso Fabio sta facendo il Ramadan adesso, vedi? Ecco, lui, si integra, sì. Vai avanti, finisci, scusa, Puccioni. E quindi le scuole decidono, hanno un tot di giorni di ferie da fare e le scuole decidono quando mettere quelle ferie. Quindi se il 2 giugno viene di giovedì e la scuola decide che vuole fare anche il venerdì e il sabato a casa, lo può fare, anche se un'altra scuola non lo fa. Ma cosa fa Lisei lì fuori? Lo stanno inquadrando adesso, seduto nell'angolino delle spugne dei microfoni. Guarda. Peccato che non c'è una lavagna, lo mettevamo dietro la lavagna. Sta tornando. Scusate, Puccioni ha finito di dire la stessa cosa che ho detto io nel doppio del tempo. No. Okay, allora hai bisogno di ancora un minuto, vado. Mamma mia. No, dai! Non era la stessa cosa. Testa mamma di cazzo. Mia. Ma no, ma io credo che si stiano confondendo le cose. Allora, cioè effettivamente da una parte poco rispetto per la nostra cultura, le nostre tradizioni, eccetera. Si tende sempre a facilitare tutto per i nuovi arrivi, cosa che non accade in altri paesi. Cioè tu vai in un altro paese, ci sono delle leggi, delle regole, delle tradizioni, quelle sono e te le vai a fare in culo. Questo credo la differenza invece poi quello di cui parlavi tu è un'altra cosa che riguarda la scuola. Aspetta, i bambini, che adesso lo devi dire alla Puccioni in 4 minuti. Vai. Scusa, questa cosa mi fa molto ridere. Anche Puccioni, me, anche a me mi fa ridere, mi fa anche un po' di tristezza, devo essere sincera, perché mamma mia, l'esa maestà è una roba veramente triste. Però vabbè, adesso non alza la sticella, io sono comunque sai che, allora, ti giuro, io fossi in te, Puccioni, quei polpacci che c'hai, un minchia, calcio. ma nei forti. Alla fine vedi come la si prende in culo questo programma. Un attimo. Beh ragazzi, allora un pochino si può sposare l'idea del fatto, no, che hai rotto il cazzo una... Paolo, non c'è tempo, abbiamo un ascoltatore in linea, andiamo che è tardi, 32 secondi e giochiamo amici che hai vinto. Scusa, 6 Paolo, minuti però. Per la Puccioni, 32 nostri e 6 minuti suoi, 12 secondi io, cazzo, bel record. Che facciamo, andiamo? Andiamo, sì, andiamo. D'accordo, andiamo. Leti, sì, andiamo. Ok, andiamo, vai. Un giorno vi scriverò una mail stessa con quello che tu sei triste, Fabio. Leti, basta. Vado. Puoi andare. Fabio, puoi andare. Posso? La Puccioni ha detto sì? Sì. Va bene, vai, la Puccioni. Mettiti a sedere, inizia il gioco del show. Hey. Stronzate, a ancora. Non ci piace così. Vinci che hai vinto, segui il tuo istinto. Vinci che hai vinto, il gioco è bello spinto. Vinci che hai vinto, segui il tuo istinto. Vinci che hai vinto, il gioco è bello spinto. Uno scrive Puccioni Alisei come Schlein Conte. Sì, soltanto che io sono Schlein. Sì, è vero. Parla un po' come Conte, dai, com'è che parla Conte? Non mi ricordo più. No, sì, parlava pugliese, strano. Pugliese. No, Conte aveva sta voce fastidiosa. Com'è che parlava? Non c'abbiamo uno spezzone di Conte? Com'è che se parla volete, io Conte? Sono un bellissimo imitatore. Sì, prego. Sentiamo, dai, prego, facciamolo, vai. Facciamo, Conte, via. Ciao, sono Giuseppe Conte.
No. Mike, buongiorno. Mike, buongiorno. Vai, questo è facile. Dai, vai. Mike, buongiorno. Che c'è questo qua? Totò, Totò, vai, Totò, via. Questo è Totò con la faringite. Ma non ci assomiglia. Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson, facilissimo. Vai, vai, via. Ieri o oggi? No, ieri, perché oggi. Ah, oggi è. Perché quello di oggi mi viene, bene. Posso? Prego. Michael Jackson oggi. Eh beh, sì. Ieri come faceva? Vai, via. Poco prima? Poco prima. Michael Jackson poco prima. Sento bene. Dai. I don't feel good. Abbiamo. No, aspetta, Giacomo... guarda come si imita Giuseppe Conte, guarda. Vai. Non sono d'accordo sui test per i magistrati. A me preoccupano, ad esempio, i nostri governanti. Sai che la mano sulla bocca è un colpo sì, di maestro. Così, l'ultimo che ha messo la mano sulla bocca è Cassano in campo così. Bravo, cazzo, sei il perfetto imitatore di Totò. No, Sgheraconte. Abbiamo Sabani. Giacomo da Bologna. Buongiorno Giacomo, benvenuto nello zoo. Ciao, come stai? Ciao ragazzi, tutto bene? Ciao, tutto bene, tutto bene. Ciao, senti Giacomo, tu hai tempo? Perché la Puccioni io? Voleva farti 11 domande. Io sto rispondendone a 9. Guarda, okay. Che la Puccioni, caro Fabio, la Puccioni c'ha un successo pazzesco. Ma lo merita. Sui maschi dello zoo. Tanti scrivono: tenetela in primo piano, che vi voglio fare una sega. Cioè, no, comunque. Così si inizia. Sta riscuotendo. Sta riscuotendo. Anche no. L'unità di misura del successo, secondo te, Marco? Secondo me è da rivedere. Aspetta, regia video, rimettila in primo piano. Vediamo se mi trovo un attimo, che mi metto sulla poltrona. Sì, in effetti sì, dai, potrebbe funzionare. Ma il rossetto rosso, sì. Adesso che ti sto guardando, leva la maglia. No. Visto che si fa, non è attinente. Paolo, pensavo di approfittarmi. Senti, Giacomo da Bologna, cosa fai a Bologna? Io sono un idraulico, infatti tipo... Cosa? Aia. Cioè, un idraulico è un drogato? Aver bisogno. No, l'idraulico fa l'idraulico e casualmente Pippo lo conosce e sta facendo i lavori in casa. No, senti, io ho finito i lavori in casa. Certo. Conosci anche l'indiano e il poliziotto. Non ho mai finito i lavori in casa. Cosa? Ma stai zitto, Giacomo, stai zitto. E si conoscono. Comunque, senti, ragazzi, io ho il debole per la chicca, non per la buon Letizia. La chicca c'è, se vuoi, primo piano e sega pre-gioco, se vuoi. Eccola qua. Io le mando sempre la foto del cazzo in chat, ma... No. Noi siamo certi di tenere questa persona in linea con noi. Sei un uomo meraviglioso, Giacomo. Sei una persona. Ma aspetta, però, Giacomo, come ce l'hai il cazzo? Perché sai che lei non sopporta quelli piccoli. Il problema è quello, non lo so. È poco calabrese, obiettivamente. Allora vedi, lei è fuggita una volta, ci ha raccontato, perché il tizio aveva un mignolino, insomma. Allora forse non faccio per lei. Potrebbe essere quello, allora. Potrebbe essere quello, sì, perché altrimenti ti avrebbe risposto. No, perché sai. Giacomo, quelli che le piacciono, lei li archiva in una cartelletta a parte sul desktop. Con scritto sì, per sì. Il mio marito Toki. Esatto. Poi ci pensa lui. Sì, stavo proprio pensando a lui se sentisse questa conversazione. Non facciamogliela sentire. Sì, mi sa che è più calabrese Toki di te, di dov'è? Beh, lui è Toki? Sardo, quindi. Arca miseria. Però anche i sardi si difendono quando si incazzano, ragazzi. Abbiamo finito con i luoghi comuni. No, perché sono di colore e ballo bene. Guarda. Comunque la zia Barbara, la zia al centralino, ha scritto: che principe. Questo è per dirlo la Barbara, lei. Ragazzi. Per dirlo lei, che è un camionista bulgaro. Va bene, giochiamo davanti un altro, andiamo. Davanti a un altro, davanti a un altro, il gioco dell'inculata. Allora, le regole del gioco le sai? www.fumagazzi.it. www.fumagazzi.it. Sempre sia lodato il nome del fatto. No, non è una. Allora, Fumagazzi è una religione. Cioè, beh, noi crediamo nella Fumagazzi. Allora, è giusto. Siamo un paese laico. Abbiamo giusto? Il Fumagod. Esatto, questo è pesante, sì. Il Fumagod. Sì, è un dio a sì. Forma di orologio. Di cactus. Tu ci sarai alla festa il 13 giugno? No, ci sarò. Bravo, grande Giacomo. Ovviamente ci sarò. Non so come, siccome l'hanno piazzata di giovedì. Ma come tutte le nostre feste, il giorno lo fanno apposta.
loro vogliono metterci alla prova noi, per vedere sì, quanta gente riusciamo a muovere sì, a Lecco il giovedì. Bravo, cioè, perché roba... rispetto ai 20 anni, dove almeno era a Milano, stavolta ci siamo spostati in una zona ancora però, più comoda. Però attenzione, era lunedì, Paolo, quindi adesso la sfida il giovedì a Lecco, perfetto. Giovedì a Lecco, vabbè, sarà così, sempre vabbè, più difficile. Ci sarò senza ombra di dubbio. Allora, se mai ci sarà uno Zoo 30, lo faremo sulla Luna. Pensa, sarà un il lavoro... giorno dopo Halloween, che sì, non esce nessuno, a nuoto in spiaggia lo facciamo. Allora, il giorno di Natale lo facciamo proprio. Però vediamo se lo farai con Al polso un fumagazzi. Le regole le sai, ti faccio una domanda, mi devi dare ripetendo la risposta esatta. Partiamo. Mi raccomando, ripetendo. Si associa alla natura, consapevolezza green, il creatore. Eh sì, a volte si fa. Il creatore. Bravo. Si urla, è un problema se urla. Paziente, rapito. Rapito. Bravo. Si trova nelle case svaligiate. Disordine, merda sul tavolo. Merda sul tavolo. Bravo. Il tappeto anche. Si sposa per convenienza. Immigrato irregolare, Melania Trump. Melania Trump. Si contrae senza chiedere. AIDS diritto. Ma anche ano. AIDS. Ha aperto un passaggio per gli altri. Mosè, quello che passa l'ano alle orge. Quello che passa l'ano alle orge. Ci si gioca fin da piccoli. Uccello, videogame. Uccello. Bravo. Si indossa e rende speciali. www.fumagazzi.it www.fumagazzi.it. Cazzo, questo è difficile. www.fumagazzi.it. Bravissimo. Ho sbagliato. Si associa alla natura, consapevolezza green, il creatore. Il creatore. Se urla è un problema, paziente è rapito. Rapito. Si trova nelle case svaligiate, disordine, merda sul tavolo. Merda sul tavolo. Si sposa per convenienza, immigrato irregolare, Melania Trump. Melania Trump. Si contrae senza chiedere, AIDS diritto. AIDS. Ha aperto un passaggio per gli altri, Mosè, quello che passa l'anno alle orge. Quello che passa l'anno alle orge. Ci si gioca fin da piccoli, uccello, videogame. Uccello. Si indossa e rende speciali. www.fumagazzi.it www.fumagazzi.it. I Club Dogo ci hanno fatto la carriera. Bamba e mignotte, musica rap. Bamba e mignotte. È finita dopo il Natale. Chiara, corsa ai regali. Chiara. Bravo! Ce la fai! Mamma mia, oh, non era facile, sbagliato. Che fumagazzi, corsa verso il tempo, lì hai sbagliato. Cosa c'è? Perché fate quelle facce lì? No. Cosa c'è? No, siamo contenti. Perché si associa alla natura, consapevolezza green, il creatore. Ma l'aveva indovinata ben due volte. Sì, 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 sì. Molto bravo, molto bravo. Bravo Giacomo, bravo. Senti, allora, Giacomo da Bologna, io e il mio socio in affari Paolo Nocito Federico Nois, detto anche il palestrato, sì, abbiamo deciso all'unanimità di regalarti un fantastico orologio della Fumagazzi Marissimo International Mamma Watch mia Company. Bravo. Non so Mamma quale mia modello, ma quello bello, che avanza bello il magazzino. Bello. Dei rimasugli di magazzino. Bravo. Perché, cari ascoltatori, voi non lo sapete, ma se avete una vita molto triste, una volta che indossate un Fumagazzi vi cambia tutto. Guardate la mia vita come è cambiata. Io da quando indosso il Fumagazzi, io vivo in una città meravigliosa, al mare, ho macchine belle. Non hai problemi con la tua radio. Non ho problemi con la mia. Magari lì non sei proprio una brutta non funziona. Persona, Lisei, lo sai. Lì mi non sento funziona. Io da molto purtroppo meno merda. Sì, lo so. Però vedi, non è che funziona su tutto, non fa miracolissimi, fa dei piccoli miracoli. Però alla festa del 13 potrebbe cambiarvi qualcosa averlo al polso. Ricordate. Pensa, Pippo Palmieri ha messo il Fumagazzi quando era in vacanza sullo yacht e ha scoperto di essere omosessuale. Cioè, capisci che roba. Pensa, il principe Carlo ha messo il Fumagazzi, è morta la madre, è diventato re. Come ha guardato lo schiore, sono mezzogiorno e 5. Ah, è andata la vecchia! Porca puttana, ma ragazzi, avete smesso di fare l'algo Mirko? Perché vuoi fare, vuoi farti poverino, che cazzo chiede, ma che è un bel ragazzo, magari... ma che cazzo ce ne frega, no, è pericoloso, cosa chicca, niente. Cosa hai detto, no, stava dicendo magari è un bel cazzo, no, ho detto dai facciamo l'algo Mirko, scusa, facciamo c'ha ragione, c'ha ragione, dai, dacci il tuo indirizzo Instagram. Allora black trattino basso A944. Cosa? A944? Che cazzo sei, una macchina della polizia? Scusa, cercalo tu che mi viene là. È il codice postale di chi nasce a Bologna.
Allora, Black, BLACK, trattino basso, A di Ancona, 944 come la Porsche più brutta che abbiano mai fatto. Eccolo qua. Ah, bel ragazzo invece, cazzo. Un bel ragazzo. Porca miseria, con l'occhio azzurro. Hai capito, chicca? Anche atleta. C'hai ragione però. C'è il cazzo piccolo ma è un bel ragazzo. No, ma tu ti arrampichi sui cazzi. ride. Si arrampica il deficiente. Cazzo, però attenzione, attenzione Giacomo, perché potresti trovarti le foto delle tette della chicca o la foto del cazzo di Pippo in mail. O di Toki. Allora io voglio lanciare una challenge nella challenge. Allora tutti gli ascoltatori seguitelo, vi prego. Ridai l'indirizzo per piacere. Black come nero, trattino basso, A944. Cos'è sto tu? Vorrei gentilmente che sta esplodendo. È il mio Instagram. Allora, vorrei gentilmente una pioggia di foto di cazzi in direct. No, forza! Grandinate di cazzi in direct, forza! Guarda, se fossi a Milano ci mettevamo noi tre incrociati, gli mandavamo i tre cazzi incrociati come dello zoo. Allora, seguito le piogge di cazzi in direct, via, forza! Allora, vai. Anzi, io lancio una sfida sopra la sfida della sfida. Se siete in tre, riproducete il simbolo della Fumagazzi con i vostri cazzi. E mandate la foto. Allora, mandate la foto. Io lancio una sfida, regalo il mio personale Fumagazzi alla prima che gli attacca la clamidia. Vai! Senti, sto torna dimostrata, Numeri, come siamo? Dai, come ragazzi, siamo? Black come nero, trattino basso, A944, A di Ancona. Ma gli uomini non crescono, tristezza, è così. Vai, scorri. Le ragazze sono il patriarcato. Vedi, il patriarcato. Cazzi in direct, vai! Via, maletta proprio. Guarda che ha preso quasi 23 like in più, Porca puttana. Si chiama Giacomo Diamanti, si chiama, e la sua pagina è Black trattino basso A di Ancona 944. Se non lo seguite passerete una bruttissima settimana, ma proprio brutta. Brutta, vedi, io porto una sfiga poi quando ci metto. Guarda, vediamo. Senti il telefono. È arrivata a mille. Dai, fatti una mille. Senti che rumore, senti che rumore. Scusa, ma perché il tuo rumore fa questo? Sembra mio nonno quando aveva il singhiozzo. È bellissimo. 1168, 1189, 1195. Dai, non fate i pezzetti. Mandi un like. Brutti figli di puttana in grado. Bastardi. Ragazzi, vi si rimpicciolisce il cazzo di almeno 10 centimetri. Scusate, bro. Ragazzi, nel 2000 è stato su un lago. Cosa? Veramente? Non lo so, volevo dire qualcosa di interessante nel suo profilo, ma non l'ho trovata. Ma si arrampica, fa free climbing. Si arrampica, è un free climber, è vero. Salva anche vite nel tempo libero. Ama gli animali, c'ha il cane bello. È milanista. C'è un pagliaccio. A Milano. Non ce ne frega un cazzo, ci hai rotto il cazzo. Adesso ti salutiamo, Giacomo. Goditi i tuoi nuovi amici dello zoo. Amiche, speriamo. E tante foto di cazzi. Ti auguro tante foto di cazzi, ma tantissime. Anche dentro l'uovo di Pasqua le devi trovare. Ciao, Giacomo. Ciao, salutaci, Bologna. Bella Bologna, ciao. Segui il tuo istinto. Marco, ti rendi conto che regalo gli abbiamo fatto? Fumagazzi e cazzi. Porca puttana, sogno di Pippo, ragazzi. Sogno di Pippo. Ma non è vero, Marco. Senti, invece una curiosità, Pippo, per il compleanno di Pino cosa avete fatto insieme? Non abbiamo fatto nulla, dovevamo festeggiare questa sera al Forum di Assago, ma niente. Allora, addirittura. Madonna. Solo per voi due. C'è il concerto dei Depeche, ma niente biglietti. Niente. Ma senti, ma come ce l'ha il pene, Pino? Mai visto. Solo dietro sei stato. Però un bel barese con gli occhi azzurri, numero uno. Ma l'amore non ha confini. È bello così, bravo. Pino, sfondaglielo bene a Pippo, che se lo merita. No. Allora, a grande richiesta ritorna una delle storie più belle del mondo. È una storia tratta da un diario che si chiama Caro Diario, dove si raccontano le avventure, le vicissitudini di Cosa Fica e questo sfigato di merda Ciccio. Che ha mille nomi. Merda. Sì, Ciccio ha mille nomi, una merda. Dove sono? Sono ancora in viaggio nel tempo? Non mi ricordo. Sono negli anni Ottanta e stanno cercando di barcamenarsi per diventare ricchi.
purtroppo l'autore di questa scenetta ogni tanto si perde via e ci lascia. No, sono così. I protagonisti che sono i smart working costante. Cioè, ho capito, ho capito. Sì. Perché non fanno, non sono musulmani, se no. Se no, questi 40 giorni avrebbero lavorato tutto il giorno senza mangiare. Invece no. Seguiamo le tradizioni del cazzo del nostro paese, esatto. E questo è il risultato. Lo vedi? Tanto c'è un riassunto in testa di Carlo. Benissimo, lo sentiamo. Andiamo, vai, vai. Lei è una stronza senza freni, lui è succube di lei. Vanno in giro come treni dalle Andi ai Pirenei. Hanno fatto dei casini che non sanno sistemare, ora per uscirne vivi li vedremo saltellare. Nel passato, nel futuro, caro diario, a spasso nel Tampas. Nel passato, nel futuro, caro diario, a spasso nel Tampas. Nelle scorse puntate, i due improbabili eroi formati dalla stupenda e intraprendente Cosa Fica e Scarratopo Mezza Pippa si sono trovati improvvisamente nel business della coca, dopo aver abbandonato l'idea di divenire cantanti famosi. Questo cambio di rotta deciso unilateralmente da Cosa Fica si è rivelato un successo ed ora stanno facendo soldi a palate. Ma tutto ha un prezzo negli sfavillanti anni Ottanta. Amore, che vita che stiamo facendo! Sei stata una grande! Chi avrebbe mai detto che con la coca si facevano così tanti soldi? Anche se credo che forse dovremmo tenere un profilo un pelo più basso. Perché una villa di 2 piani e 16 bagni, piscina, campi da tennis e una serra mi sembra un pelo troppino per 2 disoccupati con i documenti falsi fatti dagli zingari. Perché spacciamo la cocaina! Uè, deficiente, ma che cazzo urli? Ci vuoi fare ingabbiare, coglione? No, è che aspetto la Ferrari mentre... Maresciallo, ha sentito? Sì, sì, sì. Sti due deficienti hanno confessato. Avete registrato tutto? Sì, sì, è sulle bobine. Bene, bene. Adesso le aspettiamo. Bobine. Ma non li arrestiamo? No, aspettiamo che ci portino da chi li rifornisce. Loro sono solo 2 pesci piccoli, anzi, una sirena e un cazzo di topo marcio. Zitto un attimo, triceratopos! Cazzo di dente, zitti! Zitti che ci sentono! Cosa? No, mi chiamo triceratopos! Non hai sentito anche tu ridere? No, non mi pare. E poi mi stavo asciugando il sangue che esce dai miei timpani dopo che hai provato la tua Ferrari. Io ho sentito nitidamente gente che rideva e se non mi sbaglio veniva da quel furgone. Quale furgone? Quello? Non indicare, deficiente, ti strappo il dito e lo uso come freccetta per i tuoi occhi. Dopo averti strappato le braccia e le gambe, colorato a cerchi appeso al muro. La Madonna. La Madonna, che fantasia della violenza. Cazzo, ci ha indicato, presto andiamo via. Ma con calma, senza dare nell'occhio ulteriormente, deficienti. Sì, maresciallo. Adesso zittisce sto cretino. Hai visto, Perpetez? Ci stavano spiando. Ma chi ci spiava? Gli sbirri, cazzo. Oh, cazzo, oh, cazzo. Ma ne sei sicura? Secondo te cosa ci faceva un furgone bianco in mezzo alle villette della Brianza tra Ferrari e Porsche? Manutenzione. No, cazzo, sono sbirri. Ma com'è possibile che ci abbiano fiutato? Devo riflettere. Fai preparare una vasca di champagne e rosé che mi faccio fare un bagno dalle 12 cameriere mentre mi accendo una sigaretta con 100.000 lire. Ma senti, amore, ma forse non ti è venuto il mezzo dubbio che stiamo conducendo una vita un pelo troppo agiata e che potremmo aver dato nell'occhio? Ah, è arrivato il so tutto io di come si vive da spacciatori miliardari di sto cazzo. Amore, io non voglio certo dirti come spendere i nostri soldi.
Ma secondo me stai un pelo esagerando. Che fa? Cazzo, la tigre si è mangiata il pavone, porca troia! Show, show, Betlemme, smettila di mangiare Mr. Dick! Amore, lo vedi? Chi cazzo ha una tigre libera in giardino? E poi perché l'hai chiamata Betlemme? Cazzo, bellissimo come nome, come la tigre di Gesù! Ma Gesù non aveva una tigre! Eh già, adesso sa tutto lui di Cateclisman! Catechismo. Uffa, ma sai che sei un rompicoglioni? Sì, sei proprio un rompicoglioni. Ma questo che diamine è? È il mio pagliaccino portatile. Mi segue ovunque. Quando mi vede arrabbiata fa il simpaticone. Lo pago apposta. Diciamo che è il pagliaccio d'alleggerimento. Cosa? Ma paghi un clown per starti accanto e farti ridere quando ti arrabbi? E hai una tigre in giardino e fai il bagno nello champagne. Ti accendi le sigarette con le 100.000 lire. E poi non staresti esagerando? Uè, deficiente, cazzo mi fai il verso? A chi cazzo hai detto deficiente? Amore, il tuo pagliaccio mi sta puntando una pistola. Sì, perché oltre che essere mio pagliaccino è anche la mia scorta. Viene dal Mossad. Un pagliaccio da guardia. Quindi chi è il deficiente? Io. Bravo. Wow, amore, stai diventando lentamente un personaggio della DC Comics. Sembri un cattivo di Batman. Vabbè, comunque ne parliamo dopo. Vado a rilassarmi nella serra con i miei cicillà. Ah, cazzo, amore! Forse la tigre Betlemme si è fatta la colazione. No! E che se so, non colgo... Non avevo filetto in frigo e siccome quando è nervosa si mangia qualcuno della servitù, gli ho aperto la serra e si è fatta self-service. No, i miei cicillà! No. Dai, cazzo, ma quale uomo etero e marito di una narcotrafficante internazionale alleva cicillà? Ma mi vuoi far prendere per il culo dai calabresi e dal cartello? Dai, pagliaccino, andiamo che sono stressata. Amore, il tuo pagliaccino mi ha fatto il gesto di tagliarmi la gola mentre andate via. Ma no, ti sta dicendo di raderti. Sei un po' sciatto stamane. Hai capito, caro diario del passato, che poi è il presente negli anni Ottanta? Purtroppo denaro, potere e coca stanno un pelo facendo uscire di testa cosa fica. Ora pensiamo anche di avere la polizia alle costole. E devo essere sincero che questa cosa non mi rende affatto sereno. Adesso il pagliaccio da guardia ha smesso di bullizzarmi. Ho dovuto prendere una controffensiva e ho assunto un equilibrista karateka assassino ninja. PS, io amavo i miei cicillà. PS2, ma perché avevamo un pavone chiamato Mr. Dick? PS3, ma Mr. Dick non significa signor cazzo. PS4, a questo punto alzo le mani. Nel passato, nel futuro, anche stavolta l'ho presa in culo. Che poi questo è quello che accadrebbe veramente se Paolo e Stefania diventassero ricchi, capito? Sì. Cioè lui si immagina quello che potrebbe fare sua moglie. Io avrei un pagliaccio da guardia. Lui si immagina cincillà, secondo me. No, io un pagliaccio da guardia. Visto che nello scorso stacco abbiamo elencato le serate del mega palestrato Paolo, ora tocca a Pippo. Domenica 31 sarà lo street food di Fontanellato in provincia di Parma. Mentre a Pasquetta, 1 aprile, sarà a Roseto degli Abruzzi, Lungomare Celommi. Ma l'evento Super Power è quello della settimana prossima, 6 aprile. Inaugurazione dell'Aria Club, Ippodromo Milano. Bello. Minchia, panico! Minchia, paura! Noi siamo c'è un problema sull'app, stanno sentendo il programma 40 minuti indietro, cioè c'è un ritardo di 40 faccio minuti. Faccio ridere! No, dicono che è il momento in cui sei andato via dallo studio e hai litigato con la Puccioni. Beh, è entrato nella storia. Deve rimanere. Lo replicano adesso addirittura. Certo, stasera TG5. È come le Torri Gemelle, non ti stanchi mai di vederlo. Vai a fanculo, va, tra poco. C'è un'escalation preoccupantina, Gli americani vogliono far vedere che c'hanno il cazzo duro, quell'altro vuol far vedere che c'ha il cazzo duro, e in mezzo ci siamo tutti noi stronzi. Basta. Io sono preoccupato per la Bulgaria.
cosa c'entra la Bulgaria? Non glielo pecca cazzo nessuno. Perché la Bulgaria zitta zitta, vedi che non dice mai niente. Non anche mai. La Svizzera, anche la Svizzera. No, però la Svizzera non conta un cazzo, è neutrale. Però la Bulgaria invece. Il bulgaro quando sta zitto deve aver paura, perché il bulgaro è uno che parla, capito, in comitivo. Però siete tutti bulgaro. D'accordo che gli americani hanno un po' rotto i coglioni? Sì, dovrebbero morire tutti, secondo me. No, ci vorrebbe una bella bomba. No, troppo, niente di tanto. Stanno un po' esagerando, nel senso, andare a rompere i coglioni al pazzo, prima o poi il pazzo reagisce. È come se, ti ricordi la vicenda di, com'è che si chiamava quel pugile a cui ha rotto il cazzo Facchinetti? Come si chiama? Quello da cui ha preso il pugno? Ah, sai che non me lo ricordo più. Porca, era pugile. Maurizio Mosca. No, è un campione di MMA. Vabbè, sì, insomma, uno che menava come un fabbro. Gli ha rotto il cazzo la sera, uno, due, tre, quattro volte. Poi una centra ti arriva in faccia. Certo, ma rompere i coglioni è un pazzo che sta pippando, cioè, vedi, è la stessa identica cosa. Esatto, basta. Putin basta. È lì che sta pippando e dice Conor McGregor. Sì, minchia, quello mena veramente come un fabbro. Sì, sì, feroce, campione di MMA. Proprio brutto e cattivo. Sì. Poi abbiamo una conferma. Vedi che c'avevo ragione, stronzo. Le case automobilistiche più importanti del mondo presero un grosso incentivo dalla Cina per produrre solo auto elettriche certo. E abbandonare i motori a combustione. Ah, beh, certo. Perché? Perché la Cina vuole dominare tutto, no? Ha capito che loro sono più forti nel, ovviamente, schiavizzare le persone, quindi produrre le cose a meno costo, e hanno detto: cazzo, noi a livello di motori a combustione siamo delle capre, non siamo capaci, non siamo buoni, perché c'è uno storico dietro no, di... No, perché hanno le risorse, cioè nel senso, loro risorse, avendo tante risorse per produrre le batterie, gli conviene fare i motori elettrici. Vanno a scavare, vanno a scavare altrove, non ce le hanno loro. No, ce le hanno anche altrove. Loro, la Cina è piena di carbone, piena di terre rare. Sì, ho capito, ma capisci che c'è dietro, non è una questione di inquiniamo il mondo, dobbiamo avere le macchine elettriche. Quello è un altro discorso, il discorso è proprio che il non sta in piedi quel discorso lì. C'è un'azienda di camion molto grossa, non mi ricordo il nome, che ha provato a fare questa cosa per sentirsi meglio, pulirsi la coscienza, e ha cercato di trasformare tutti i suoi camion in camion elettrici. A parte che le batterie sono due, pesano 6 tonnellate, cioè già un peso pazzesco. E poi non riuscivano a caricare, cioè calcola che la sede, che è una grossa industria, no? Consuma 2 kilowatt all'ora, se non mi ricordo bene. Se dovevano caricare anche i camion, praticamente non reggeva la rete elettrica, non ce la facevano. È andato il sindaco del comune, gli ha detto: ragazzi, ma ogni volta che voi caricate una roba si spegne il paese, cioè non siamo ancora in grado. Non è la bacchetta magica. Stavo cercando la macchina da girarti, Marco, perché in realtà mentre noi ci stiamo affogando per andare verso l'elettrico, la Cina ci sta importando veicoli benzina e diesel, certo, che sono certo. Bellissimi. Certo. Cioè non certo. Ci stanno esportando, cioè non stanno cercando l'export con la macchina elettrica, stanno esportando veicoli benzina e diesel che sono bellissimi, tra cui c'è uscita questa sorta di replica, per virgolette, della Jeep, quella che ho anch'io. Si chiama Jop. Che è praticamente identica, forse anche più bella, però è cinese e fa paura. È a benzina. Solo benzina o diesel. Punto. Ma non ci credo. Niente. No, non ci credo. Allora i cinesi adesso ce l'hanno coi cinesi che producono le batterie. No, ma c'è un'altra Cina. No, evidentemente hanno capito che questa roba della macchina elettrica non poteva funzionare, perché non ma siamo strutturati tra per lunedì reggiarlo. E martedì l'hanno capito. Tra lunedì e martedì allora stanno producendo motori a benzina, mi sembra strano. Cioè, fino a ieri la teoria era un'altra. Oggi hanno capito. No, non hanno la tecnologia per fare motori a benzina, ma come un'azienda che ha 100 anni, 200 anni di storia. La smontano e dopo 20 minuti hanno la tecnologia. Ma non è la stessa cosa. Come i giapponesi. Per fare un motore nuovo ci vogliono milioni di euro. Te la sto per mandare, voglio vedere la tua reazione quando ti arriva. Aspetta. Vediamo. La Jop. Sono sempre cagate, lo sai. No, poi. Ti assicuro che sai che. Vediamo, lui deve mandare una cosa su WhatsApp, Marco. Minchia, un'ora. Paolo, dai, siamo in diretta. Una certa età. Sì, alla mia età si fa fatica. Che cazzo, dai. Porta, scarica. È uguale a quella di Paolo. Scusa, posso? È una Land Rover. È una Land Rover col culo della. Hanno preso il muso della Range Rover vecchia e gli hanno attaccato il culo della Jeep. Ma cioè... anche il font è uguale a quello della Land Rover. Se tu la vedi dentro è stupenda, perché dentro invece è un Mercedes. Ah. Quindi tu hai le bellezze della Land Rover, le capacità della Jeep e l'interno della Mercedes. Cioè, sì, però si chiama come una malattia veneria, Ignix. Ho capito, però se tu oltrepassi quella roba lì, tu hai un mezzo con 50.000 euro che è una supercar fatta. Beh, 50.000 euro ti prendi una Jeep comunque, originale. No, la Jeep costa 98.
La Madonna! Ci sono tua. Macchine che costano così tanto. Stai parlando seriamente? Fa apposta. Dai, so, fino a qui, cavolo. Quindi stanno esportando. So che ce ne sono anche da 100. Ma dove le stanno esportando? Non le vedo da nessuna parte le Ignis. No, no, invece in Italia stanno prendendo un sacco di mercato perché immagino. Ma aspetta, aspetta, come, che marca è quella con la D minuscola? Ma ce n'è un botto efficiente piccolo. No, ce n'è un botto adesso in Italia. Quella D minuscola. DR. Come? DR. Ma non faceva le camicie? No. Ma no, italiana no. Poi la DR. Prodotta in Cina. È prodotta in Molise. Sì. Prodotta in Molise. Ce n'è un botto in giro. È una bella macchina. Molise. Costa poco. Cazzo, Molise, vedi? Vedi? Io ho puntato sul cavallo vincente, porca troia. Lo sapevo io. Dai, Paolo, è una cacata pazzesca. Non la vedremo mai. Questa è una foto. Posso, scusa, foto... Svuota. E infatti. Dai. Ma dove? Dove la vendono? È la Icnuse qua. È la birra. Ma non dire cazzate. Adesso me la compro, cazzo. C'era un cinese pazzo che si stava rompendo i coglioni. Ha fatto. Persino Fabio l'ha riconosciuto la Range Rover, dai. È bellissima, è uguale, è una Range Rover con il culo della Wrangler e l'interno della Mercedes. Ma va, cagata. Dici poco, minchia, prestazione Jeep, estetica. Però il volante del 112 Range Rover e interno Mercedes, minchia, hai detto un cazzo. Della Mini Minor, però, quella dell'Innocenti, probabilmente sai perché? Perché tutte queste parti che hai elencato le fanno produrre allora in Cina. Loro hanno detto: "Senti, prendiamo quello, mettiamole insieme e facciamo la macchina noi". Ma non funziona così, Sì. C'è una tecnologia. C'è l'autoradio della Y10, però quella ancora. Ma il originale. Motore, poi, che motore hanno? Non hanno motori, non fanno motori a benzina i cinesi. Sì, 2000 turbo benzina. Ma e sì, saranno della Ford, li comprano da qualche. Adesso, negli ultimi 20 anni, tante case automobilistiche hanno aperto là. Quindi, alla fine, gli hanno portati i motori. Per gli assemblaggi, operai. Ma Marco, non hai capito? La Cina è avanti a noi 100 anni. Tu sei ancora lì a parlare di cinesi. Questi sono avanti 100 anni. Ma il problema non è quello, loro sono veramente a buon mercato perché purtroppo dall'altra parte tu vedi solo la facciata, ma dall'altra parte ci sono un sacco di persone che vengono sottopagate e schiavizzate. Ma non lo sono, no, guarda che ce l'ho detto, stiamo prodotti la Madonna, ragazzi. È uscito un articolo sul. Perché è lo Stato che produce, noi invece dobbiamo pagare tasse su tasse su tasse su tasse, costiamo il triplo. Cristina è tornata oggi dopo una settimana in Cina, chiaramente lei è andata a vedere stabilimenti, acciaierie, mobilifici. È proprio adesso, chiaramente in una settimana non è che può farsi un'idea di un paese certo, come la Cina. Che vedi un paese però intero enorme. La prima differenza che salta all'occhio è l'organizzazione del lavoro, nel senso che loro hanno un'organizzazione molto diversa. Loro fanno un progetto, prendono 30.000 persone ad esempio, le dislocano sul progetto e fino a che il progetto non è finito le persone vivono là. Quindi ci sono dei villaggi interi che nascono attorno a un progetto, che ne so, il progetto di un nuovo grattacielo, e ci sono 30.000 operai che vivono, che vivono lì per 5 anni finché la città non è finita e poi tornano a casa, mangiano, dormono, a spese dell'azienda. E il villaggio viene poi smontato poi, e tutti sono tutti prefabbricati, vengono smontati, scompare tutto, rimane solo la città. Porca troia, vabbè, non è uno stile di vita che piace a un occidentale. Di certo, cioè, no, però con questa organizzazione del lavoro tu impieghi 3 mesi a costruire sono formichine, cioè la regina e poi tutte le formichine che fanno le robe. Non è una questione di paga, è anche di organizzazione. Loro ma è una questione anche culturale, probabilmente sono cresciuti così, sono abituati così, a loro va bene così. Come in Giappone c'è una cultura pazzesca, sei stato? Certo. Sei stato. E c'è una cultura incredibile dove i bambini possono andare a scuola sereni, tranquilli, senza essere accompagnati, perché c'è un rispetto nei confronti dei minori e una cultura che fa sì che loro possano stare tranquilli. Ma non solo, il pedofilo ha il badge, così il pedofilo, il bambino lo vede, cioè, perché anche il pedofilo ha diritto di esistere, capito? Certo. Però il bambino lo vede e dice: "Guarda, c'è un po' il pedofilo e fa cambia strada". Mi piace il cazzo, mi piace il cazzo. Esatto. Sì, è luminoso anche, certo. Però ha del rispetto anche su. Siamo un po' degli asciugoni palanca oggi, Forse è meglio collegarsi con quello originale, no. Che dici? Vai Pippo, andiamo, vai. Lo Zodi 105 presenta l'asciugone palanca. Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sul bar, ma mi dica, se dopo posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quando tanto come dite, ma perché mi butta giù? Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Signorina, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà al volo.
E dico, senta, io sono proprietario di questa motofalce mini F. Il problema praticamente consiste, le spiego, nel fatto che quando io passo questa mini falce motocarta, vabbè, quella roba lì, mi parte la lama e l'altro giorno ancora, a parte che mi si è piantata in un muro, ancora un po' decapito le galline del vicino, cino. Noi non facciamo assistenza per questi articoli. E come mai? Noi trattiamo piccoli elettrodomestici da casa. Ed è questa ce l'ho in casa, io mica la tengo fuori, quindi piccolo. Microonde, tritatutto. Ma come faccio? Fornetti, macchine del caffè, del genere, non le microfalci. Microfalci, perché le spiego? Io ho cercato il numero sull'elenco del telefono che mi ha detto che una volta era più comodo che mettevi il dito così guardavi le pagine gialle, trovate, adesso devi andare su internet, è un casino, che qua su dove sono su, io non prendo neanche tanto bene. C'è un numero verde, chiamare un sito. Ma che cosa vuoi? Che cosa vuole? Il libretto oramai è andato, perché comunque questa mini moto, come cazzo è? Vecchia, insomma, che deve avere il libretto, chissà dove non ha neanche più garanzia. Mini F come una F piccola. Guardi su internet, si può fare l'assistenza di una marca non lì. Non sono buono, io già tanto che ho trovato il numero dell'assistenza, speravo di poter parlare con un cristiano, che una volta che uno c'ha un problema deve scrivere tutto su questo link di internet, sembra che la gente non esiste più, non esiste più nessuno, guarda su, faccia il medico, dice, mi fa male il gomito, e guarda su internet, ma che cazzo ti paga a fare allora, scusi, abbia pazienza, mi sto infervorando, perché... Dove l'ha preso? Dove magari le stanno dire l'assistenza? Le spiego, allora, praticamente questo è molto facile, che mini F, l'ho ereditato, comprato, perché io ho acquistato questa casa in campagna contestualmente, ho acquistato anche tutti gli elettrodomestici del giardino che abbiamo dentro. Ho trovato una sega a catena per tagliare la legna, uno spaccaceppi molto utile perché deve spaccare i ceppi a mano, una roba lunga. Invece li metti nella sega. Io sono al negozio, non posso stare tanto al telefono. Telefono, sì. Comunque, guardi, provi a chiamare il numero da chiamare, che sto andando su internet. Grazie, molto gentile. Ad scrivere? Sì, ho sempre pronta, perché sono un po' orbo, però mi dica. 0522 169. Perché è un po' mezzo cancellata la diretta. Abbi pazienza, devo salutare gente. Salve, tante cose. Buona Pasqua, almeno gli auguri. Porca puttana, ma che maleducazione. E chiamiamo questi qua allora, dai. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo. Dica. E niente, io ho dei problemi con la mia motofalce mini F. Perché le spiego? Praticamente quando io mi accingo, diciamo, fermo. Cosa ho fatto? Non ho capito che macchina è. Ma c'è una mini falce. Cioè no, scusi, una motofalce mini F. Mi confonde sempre che dico mini falce, moto F e invece moto F. No, è monofalce. Aspetti, è motofalce mini F. Perché le spiego? Io quando mi accingo a passare la mini falce, no, la monofalce, la motofalce mini F in giardino, saltuariamente parte la lama, capisci? L'altra volta mi ero lì che facevo il prato, è partita la lama, ci ho tagliato via tutta la testa alle ortensie di mia moglie, che mi ha fatto una testa così. Porca la miseria. Una roba. Me la può portare? La posso portare, ma che cosa potrebbe difendere? C'è una cosa che eventualmente possa risolvere. Tu non ho capito. L'ha messa male? L'ho messa male? No, perché le spiego? Allora, mio nipote, che vive a Canberra, però ogni tanto saltuariamente viene qua, mi ha fatto vedere questi video che ci sono sui telefoni che ti spiegano come fare. Allora, pedissequamente ho seguito tutte le istruzioni che dava questo signore con i sottotitoli, perché il signore era australiano, però c'erano questi sottotitoli che leggevo i sottotitoli. Okay. E io sono anche un po' mezzo d'orbo. Fermo. Parole di un minuto. Ah, sì. Mi porti questa macchina e la vediamo. La vediamo. Da quanto ci potrà valere in termini di tempo? Perché le spiego? Non lo so. Perché adesso si avvicinano anche le vacanze di Pasqua e volevo appunto sfruttare questi due giorni di Pasqua e Pasquetta. Che lei, sì, ma me la porta, ma riusciamo a capire. Veloce, va bene. Ma comunque Pasqua e Pasquetta riesco. Perché le spiego? Pasqua e Pasquetta vengono su di miei cugini, di mia moglie, che sono anziani, anche loro. Dobbiamo fare questa grigliata, anche se ho visto le previsioni, io seguo. Si fermi, mi porti qua sta mini F, mi falcimi tutto. Moto figa. No, mi viene, porca miseria. Al mono. Porti con la macchina. Le porto lì la macchina, va bene. Quando posso venire? Mica possibile avere una macchina sostitutiva? Perché le spiego, appunto, come le stavo dicendo poc'anzi, durante questi giorni di Pasqua e Pasquetta, dovevo un attimo sistemare. Non mi fa parlare, prevarica, è una persona scontrosa lei, scusi, mia pazienza. Antipatica, non mi faccia dire anche cose peggiori, che sono una persona educata. Ma poi uno chiede un'informazione, fermo, che cazzo è un vigile? Ma mi saluti sto paio di palle, ma non è possibile, una persona a ridosso della Santa Pasqua chiede un'informazione utile e mi domanda una fanculo, ma pensa a te. E come faccio io adesso con la fanculo, buttata anche giusta, cretina, ma pensa un attimo. E c'ho la moto mini cazzo, come lì si chiama, mini faccia, mini frango, che parte la lama, posso ammazzare dei bambini e mi butta giù. Ma pensa un po' te. Ma fai il culo, ci lascio la giungla, ci lascio. Andiamo al ristorante, non grilliamo più. Come? Si è seccato. Questa è tua mamma, vero? Sì, ci ho portato i bambini ieri.
Così, oh, ma, che macchina da guerra. Quanto parla tua mamma? No, non parla tantissimo, però è intensa, capito? Il problema è che apre tutte queste parentesi, sembra un'equazione. Quindi alla fine è Windows del 95. Non ti ricordi da dove è partita? 60 finestre aperte. Non le chiude mai, quindi è una scatola cinese che va in profondità. Che bello, quando vengo in Italia mi inviti dai tuoi? Sì, voglio, noi facciamo una mangiata, dai. Voglio pestare tua mamma, dai, che bello. Ma devi essere, questo è un po'... devi essere forte però. Addirittura anche forzuta. No, è debolissima, ma spara. Ah sì, beh, c'ha il fucile da caccia mia madre. Oh, attenzione, mia moglie uguale, ieri sera ha iniziato: voglio un fucile a canne mozza. Che canne mozza era avvicinato, ma stava una pistola come tutto. Perché? Ho detto perché no, ho deciso, voglio un fucile a canne mozza perché me lo appoggio sul petto. E lo ciuccio. Ma tu seriamente hai detto così tu? Sì, questo fine settimana. Questo fine settimana vuole portarmi in quel mega, sai che c'è quel mega negozio che vende tutto, dagli aerei alle barche, alle armi, a tutto, vuole un fucile a canne mozze. Ho detto, vabbè, un fucile a canne mozze non è un oggetto. Ho capito. Lei vuole, sai quello che apri e carichi due bussolotti? La doppietta. La doppietta, però canne mozze. Quello lì è proprio da battaglia a distanza ravvicinatissima. Cioè, il canne mozze è 5 metri al massimo. Ma che cazzo devi far rapinare? Mia moglie è convinta che verremo attaccati dagli alieni o da qualche. Ah, ecco da dove arriva il problema. Sì, serve. Perché, scusa? Come contro no? Gli alieni e contro i zombie non serve il fucile. Beh, gli spari in testa col cazzo, vedi, la moto da cross, Marco, prendi prima. Sì. Ok, allora, aspetta che segno. Allora, moto da cross, mazza coi chiodi. Doppietta, poi moto da cross, allora, mazza coi chiodi. Beh, il macete. Fondina il macete. Per la pistola sul poggiatesta passeggero. Sì. No, in macchina ho paura. No, poggiatesta passeggero, così fai sbadigli. Perché l'alieno rimane stranito quando sbadiglia. Sì. Dice, ma cosa sta facendo? Perché loro non sbadigliano. Certo, certo. I cubani non sbadigliano mai. Neanche va bene, vi aggiornerò domani sulla questione. Se arrivo con una capa nel petto, bruciacchiato, vuol dire che mia moglie l'ha provato male. Se domani ci saluti, noi diciamo, Marco, ma perché tre? Vuol dire che. Fantastico. Vuol dire tre? No, ma mi sta salutando. Perché hai comprato la Maserati? No, no, è che purtroppo. Siamo andati. Sei figlio di Poseidone. A domani, ciao! Ciao!